Luogo Purgenti vi dà un caloroso benvenuto ed è lieta di presentarvi questa sera l'opera Tempi Antichi, commedia in tre atti scritta e diretta da Tommaso Grillo. L'opera è ambientata nei primi decenni del secolo scorso, dunque nel Novecento, e la vicenda diciamo che si svolge in un casolare nelle vicinanze del paese. Ora io non starò qui a introdurvi nella trama né rivelarvi particolari dettagli della storia per far sì che possiate godere appieno anche a livello emozionale dello spettacolo e dei suoi vari colpi di scena. Per cui vi prego gentilmente di spegnere i cellulari e di non utilizzare fotocamere o videocamere. Buona visione. Oh,
Buongiorno. Buongiorno. Come aiuta sta roba? Ma ringraziamo a te. Tutto buono. Semplicione di io, non è che c'ha lì. Eppure l'ha visto che bella presenza che te. È bietto, bianco e rosso. Scusa, che bietto chi è pasciutizio. Sono mai faticato. Apposta. Apposta. E Marianna farà signora. Oh, Luigi. Una te non bisogna faticare. Torna a te. E tu, vuoi spingazzare? Ormai amo un parolone. E non ci sono sante che tenano. Ci avevi pensato prima, ci avevi pensato. Ma io non ho detto né sì né no. È stata zitta, poveretta. E perché è stata zitta? Mi potete dire non più di un nome che ti ha detto. E come faceva a dire che no? Se quando ti dice una cosa pari non ci fanno. E la poveretta si appagna. Oh, vi taglia a capo, vi taglia. Oh, mica se non ci fanno. Voglio vicino, mettimi una cazzo di cose. Tu, su matrimonio, o vuoi fare o vuoi asciugare. Ma se tieni un pensiero da capo, cacciatilo. Ma io ti giuro, io voglio fare. Marianna, ho convinto già un piano. Con la forza non ci fa niente. Sai da affezionare un poco, o no? A me sai da affezionare, l'avevo capito. Sono un mago caluscio. Se no se l'ha visto 5-6 volte. Oh, io dici. Mo, ti dico una cosa. Si è scioccato il saputo. Mi hanno detto che un figlio è romaneddo. Quando io non ci segno perché a notte io fatico. E da sotto la finestra con una catarra a cantare. Non è che l'ha fatto perdere a capo, E non avere pensieri. Usati i giovanetti vanno quando hanno su tavola e c'è di giovanette, no? Poi invece, tu a me un macconte giusta. Anzi, un macconte giusta. Sì. Ti faccio venire io, ti faccio venire. Tu soffrire. Si è alzata! Udate è venuto? Sì, e aiuto a si preparare che a te gli raccontano cucina, che è tutto rigrassato. Un wiki fritto che fa, presto viene la prima neva, e su non conza, un porco ne ci mora. Allora ti pare la porta io? A pacuja a dire! Ma ha dimandato perché tu ancora la mia? Li potia dire che ti venne un portale serenato la notte degli giorno. E che perché me l'hai detto? Tu sei pazza! Un non conosce, pa! Si sa una cosa di chissà! Ammazza prima ti e
la zita, comparta. E non c'è niente di male. E che la tua origia, che io mi posso fare dita con Mario. Ah, una cosa di sulle ride. Se io voglio ti scusi con Pasqualino, e pure io, almeno fa la vita della signora. Mario è un uriscione. Pensa solo a vino, catarra e canzone. Se ti piano un edizio, mi dice da me, ti fa la terraccia e fa la maiglia. Oh, ma vuoi davvero mi vuoi dire a Pasquale? Pasquale a me non mi piace, e per tutta la vita mi sento stare curito. Bene, bene, c'è un piano. Ma vi conoscete, vi vedete più spesso, e poverino come comincia a cercare affezione. Oh, ma c'è di là, capo. Cucchina, ma c'è uno che c'è affezione tu. Tu me ne sentere. Ma anch'io per parte c'è di lui affezione. Ma poi conoscendo non mi ci sono legata. E l'hai voluto bene. Ma tu hai conosciuto un dato? Non hai conosciuto più a nudo? Conosciuto? Come quando io me la messa. C'erano questi giovanetti che mi melavano. Ma me la ogni tanto. Ogni morte di papà c'era una festa. Tu si facevano pure certe barbe. Ma sempre i genitori con un occhio sotto. Ma non è la stessa cosa, Maria. Tu a chi ne hai conosciuto? Conosci su Mario? Ci ha potuto parlare anche una volta. E io non faccio questo per se permettere di stare a casa nostra. E a me sa cosa mi piace. A me serenate mi fanno innamorare. E a me sei innamorata di Superdione? Sì, la sono innamorata, ma si puliti. A vita è da mia. Mi voglio piacere che la vedi piacere con qua. Questa storia c'è anche una cazza da nanna. Me, mo non la sei patata. Che io mi puoi consigliere. Pazzetia, però mo, non la mano va su. Ma che dici? Io non ti posso basare. Io non ne ho mai passato a nulla. E mo, basa mia. Ma tu, mi cupi o no? Se mi dici no, via via. Ma io non lo faccio, non c'è di pensare. Papà dimmi, ma capo una parrama? Una parrama? Vedi più caga, te li puoi ammasciata. Ma che parli, per mettere mai più, papà dimmi. Io mi stai un capo fino a quando mi dici che avevo bene. Udato, udato. Sì, io non ho più, oggi. Oggi che se ne va, oggi che se ne va, oggi che se ne va, la lascia via. Buongiorno. Mo si alza. E mo che si mi alza. E non dire fesseria, che sa ancora andato, non lo vedi. Pure patate dentro, faccio carine. A proposito, dice, ma l'ha puntato o cucina? È stata una cosa in niente. C'era una tavola in giua e ho quasi quasi mi vedi di buco. Stanotte hanno di buttare l'acqua 3 volte e le turbine non giravano, niente. E non hanno avuto un minuto di circa. Sì, va riposa, te va riposa. Ma allora quasi quasi mi vedi riposare a nebbia. Ah. Senta a me, ma ti ha detto una cosa, mamma? E che mi viene a dire? Come che ti viene a dire? Beh, non ti ha parlato di Pasquale? No. No, no. Allora, mo, in una base via, prima mi gira a riposare. Oh, no. Vì. Ma va riposa, tu mica sei stancato. No, io ti ero battuto qua nel caldo. Mo, sentami, un compagno ci sente, era con Maria Cicilla e Spezzano. Si è venuto a dire che hanno fatto un pensiero con un figlio Pasquale. E tu, se si può fare, su Pietro si da mire. E per lui siamo rimasti, insomma,
è una famiglia buona, e non ora pure per noi. Terra sorde, terre, animali, sono ricchi. E tu, figicetta mia, fa signora per tutta la vita. Oiva, ricerca di compari tua, chi pensieri se facesse per loro? Io, signora, non la voglio fare. Oida, io ancora non mi voglio fare zitta. E lascia prestare un altro pare anni. Un altro pare anni? Un altro 20? Ma tu sai, no, che fortuna passa una sola volta. E tu, ho la già. Oida, io fortuna non la voglio. Io ancora non ci voglio pensare. Ma non ci hanno parlato. Alla rigogna! Già, i genti sono che la figlia è Peppino Grillo. Si fa zitta pure figlia e compare Giuseppe Spezzaluoto. E tu mi vuota la parola. Mi vuota la parola, mi vuota! Mi vuota la parola, mi vuota! Perché la signorina sta a ridere. Oida, ha cominciato? Su, vuoi sapere? Sta pensando un lietto ranno, un lietto vuoscio, che con un'ora che ci ha rimuto, ti si è votato e rimutato e ne ha scendato tutto. Eh sì, è la colpa o non è la tua? Ma sei imparata pure a mi mutare la parola. Oida, io non ho mutato parola a nulla, ma io ho solo che a certe cose ancora non ci voglio pensare. Non capisci niente, capisci? E bruschiamo in cazzo, po'. Gesù Cristo, manna lo pane che non dà a niente. E che sa la verità? Chi è questo litigante? Allora, guarda quelle cazzo. Oh, vai, ma... Che ti aiuti? A mie tutto, ho ricevuto proprio niente. E poi, volete capire o no? Cacca con manno via, con manno, cazzo! E non mi deve buttare la parola, ma deve buttare! Né mamma e né figlia mi deve buttare la parola! E mo che ti hai detto, beh! E che forza, stai sempre con le cicciole del culo su butto marino! Ma! Non è male benissimo! Okay.
si parla senza costiglie che si parla. E pia che non cazzo i costiglie da pia. Che fo, madonna mia. Adesso costiglie. Dietro al buono. Vieni a mangiare. Vieni mangia. Che una volta che tu su curtiglio, un vieni mangi giù. Guarda, a mia fa non me ne fa. Ah, fino a indurre la carne a carne. Ma che ti ha avuto? Voi. Sei patate. Su vere risapite, su risapite! Ma abbiamo usato. Usato. Ci ho messo mentre si cucinano. Perché? Ho cucinato. Sate, piano, sa fuori. Piano, piano. Beh, sì. Ogni volta che cuciniamo, o io, o figli, tieni sempre una cosa che dire. E mo è salito, e mo è risapito. E voi scondito, usatevi di cattivo, e i mobandi va a mangiare a trattoriere un rescio. E tu mo vuoi vedere che frigo tutta l'aria, frigo morta. Cioè, se volte mi pare proprio giorno, lì si è insumirmi di giù, ma che ne sei sparata a cavare? Ma che da voi? Cagato, una mano. Casa di Piera Pasqualino, no? Ebbene, ti avevo detto che la convincia io, ti avevo detto che ci volevano pochi tempo, ma tu capito questo? Questo carattere da tieni pari nuovo a o tieni un grande pazienza, e che cazzo ti abbiamo messo? A te quando mai? E dicemi che ti ha risposto. Ma che mi ha risposto? Capirebbe ancora, please. E una vostra vita, questo mi ha risposto. E no. Ma che sono la ritmo? Veramente, hai pronunciato stamattina di una parola. Ma mi fai un piacere. Dice. Si può punzare la sarna. Un linee parlare ciò. Ma viro io. Sì, perché Peppino è incalzunito. Peppino è nurco. Bira per tu. Ma se per aver genero grano e cose un vanno come qui, vi taglia a capo, vi taglia a capo. Una fino. Ma che dici? Io sono entrato in un birno. Mi vuole andare per forza a fare.
Pasquale. Ma una cosa, acconsenta che tu pia, e quando sono convinto che ti pia Pasquale, non è una figlia. No, ne ma io voglio fuire con nulla, mi meglio non ero con Mirko. Avessi una rotella, una maniera come tia già non con Mirko. Ritirate queste parole, ritirate queste parole, se no sparisce e non mi viene giù. Sì, io gridare. No, c'hai a pensare, c'hai a pensare, ma mi sento tutta ammulicata. Fa una cosa, niente te bacio con mamma del padre. Riccia la casa convinta a fare un matrimonio con i figli di Annuzzi e come fa sapere? Papadini non lo sa. Chi è? Ah, padre Maria Ernesto, mio compagno. Ah, sei zitto. Compare Peppe non c'è? Sì, faccio ad essere. Non è stato a fare una passata. E tu quando si ricordi a te la centrale te la sembra che fare. Ah, gente, come nuova te la sembra che fare. Lui, a te, l'anima lì. Mamma mia, ci richiama mille più. Da! Oi, da! Da! Oi, da! Bastungeri! È giunto a fare i quaccioligli, ma non si ricorda! Oi, ma c'è sul domo! Da stai venendo! Antico, puta luce, basta per mia mamma. Ehi! Oh, Cumba! Che è, Cumba? Cumba, e diamo? Che è, non hai ascoltato? No, va tutto buono. Mario, mi più la diedino. Cumba, non c'è più pensiero, Cusa. No, è questo matrimonio di Marianna. Ah, la scuola di Marianna, Cusa. Ah, disgraziato, non lo so. No, ma facci sto pensando. Ma devi conoscere, è pusata un pio. Ma la spezza dei calli, il purpe fesse. No, ma io mi sono rassegnata. Io non ne ho conosciuto mai un più zitto. E perché io me l'avessi da piare? Ma se fin da allora ho fatto tutte le crescine pezzerie. Mi vai giù un giorno con Mirko. Oh. Come tu ci lasci fare a niente di ricerca così? Ad una cosa si cancia. Io mi sa che però... Cumba, no. Poi, ma. Ah. È per un angelo. E mi ha detto che mai ieri era Pasquale. Così che va fino al ricordo. Già, sa già. C'è Comandono. Comandono. E come mai sapete? Sono passata a studiare. Da stasera non mi da riesco a buttare l'acqua in su, guarda, e la per portare alla centrale su. Hai capito. E beh, e perché? È rotto un tuffo, era meglio la rotunzata. Hai vinto la moto, l'accia, tu lo vedi. E così è venuto a morire il dottor Prince. Okay. La meglio la presa, se no stufo. E oggi vediamo giù. E restiamo più senza la luce. E beh, come si dice? Attacco un giudice, a due ricerche faccio uno. Beh, no, io me la so picchiare e vedi. Capiamo la mia. Anzi, pesce d'altro. Ah, bello. Beh, è tu, facci, mi hanno tutto. Bene, e noi è operato. Dice
che c'erano certi guasti a rimarinare. Ma gli anni che ti preparano un po' che crescente. Caso non sappia se è buono, pure mi dire al forno a fare la mia età. A proposito, forno, ma l'avete fatto su maggio? Certo, c'è stata una guerra, lo faccio. Marianne e Pasquale, non lo può proprio sapere. Le ha detto che forse sei convinta. Ma che se ne l'ha detto per ne fare con dirite? Un fatto che c'è che tu gli sciogli in mano. Un figlio di Francesca di Romania, senza il mestiere. Un mestiere suo e che devi fare serenata in Romania. E la disgraziata pensa che se ne è innamorata. Come? Ho fatto che quando te ne nasce scuola, mestiere non se ne andava. E Mario te ne nasce scuola. Sì, non che c'è stato un altro a Cosenza. Subito a studiare a Napoli. Oh, zia, se non questa fuori. E siccome ogni non era spiegato l'ha aiutato. Gli studi l'ha chiuso, l'università l'ha fatto. Mo hai capito. I disgraziati si sono conosciuti a Cosenza. Pure Marianna c'è stata a Ruanda a studiare a Cosenza. Pusse ne ha voluto venire. Io voglio fare la scelta. Oh, ma pensi che un giovane tu sei lavorato a poco. Gitto, lei è sbiare un cervietto con suo vagabondo. Se si via a Mario, fa la signora. E noi stiamo tutti in baggia. Oh, ma se facete sposare a forza, lo sappiamo tutti come vanno queste cose. E poi ti posso assicurare con me il vagabondo. Ah, ma te non credi che se ne va a giriare, perché da forse c'è. Mo se te viene a Pasquale. Poi cosa si conza? Senza mai usare un bagno, costumare a caccia dei incio. Ecco, non ne parliamo più, se no mi ci piango in su. Chi suggerisce a questa borseggia e pare che va a venire con tu. Come? Noi siamo fortunati. Non ne vuoi contenere la luce. La c'è paese una terra. Come almeno che se ne ha portato, non mi gira una chiavetta in una casa. Ma sa? Ma non era che non farà tutta la sera. Non è caro Mimo, l'hai fatto liggio liggio. L'hai aspettare a Peppino che si ricoglie stanotte. O tu stai, ma tu trovi che
se c'era anche una guerra? Escia 5 minuti, che devi parlare? Dai, ho detto cosa ti ricoglierò dato? A pistadino che non ho stato. Tirè! Ah, per fare il neanche un bandono! Tutto, e come mai capo? È successo un guaio! Stanotte, mentre pensavo con la quale, mi sono accorto che l'acqua non arrivava. A un certo punto, abbiamo capito che c'era uno che deviava l'acqua per andare a vedere le centrali sotto casa. E allora noi abbiamo fatto. Siamo pesati per su suba, quando a un certo punto, a Rieti, innamorati, abbiamo visto due persone. Noi siamo fugati per la chiappara. Un è loro il figlio, l'altro l'ha mandato andare. Allora parte, non c'è da rovinare. Chi si è caduto? E sbattuto su una peggio. E mi si è accorto che parlava il chiodo. E allora morì. E morì. E rotato dov'è? Rotato. Ho aiutato a samucciare. Perché chi ti che è figlio, è aiutato a fare gente. E sicuramente pure la legge ve ne avvisava. E si trovano a parte, l'arrestano. Ma chi si vecchia viene a buttare l'acqua? Chi sarà gente che faticava a recentare. E siccome gliene mani, Don Maurizio l'aveva licenziato. E per chi si fanno si rispregge? Ma sei sicuro che sei morto? Speriamo che no, ma l'hanno visto le cose buone, un c'erano. Tu a parte non canucci quando me ne andate male. E come va? Beh, io non me ne vado, che pure io sono cinquanta. E quando si ricoglie a mamma, diciamo che si viene in carabinieri e gli dire che tua non sapete, né? Ma la nuova mia! E mo, ci mancava pure su guaio! Come lo ricco, ma la mamma! Thank you.
Com'è? Allora. Fammi chiamare lo mio, fammi chiamare, eh? Vedi chiamare come era Gesmina, che è stata sempre una roba. No, 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 cavalli via. Vedi un cavallo entra la strada e vai al paese. Tanto 5 minuti e si nucane, eh? Ma io come era Gesmina vai a Gesù stesso. E da tutte le mattine al paese che va bene la roba di lui. E che non c'ha tu. E così va ritto, ritto, senza perdere a Dio. Ma allora se è così, va presto a presto, va bene, eh? Buonasera, Mario, ma che è successo? Maria non è giusta buona, o conoscono mia il caro paese. Ma c'è tanto ma sei vecchio. Però secondo me l'orma è tena pure una certa età. Ah, mo che mi viene a remente, dicono che allora un cucello mi ricchio, che mi sa fare visite poco. O dottore Romanello? Io non ho mai visto parlare di Mirko. E come ti ho detto, che mi sa fare visite poco, ma come dice la gente bravo. A padresa! Sta la città tedda, a muore lo funnello scaduto. Ah, hai capito. Padre, se è così, vai presto in presto. No, state, io c'ho a dire. C'è mio giacca, va a cattura la clonca. C'è un consiglio, dove si è se muore qua? Va presto in presto, va bene, va. Una sei curata un'altra, un figlio è Giuseppe Volone. Ah. E la freva l'hai già lasciata. Ma. Buonasera a tutti.
Buongiorno, Doc. Buongiorno. Sei già ripigliato? Stanotte ho riposato un poco. Mi pare che la frena l'è baciato. Ma va, mi sono tornato. Mi serve una tazzina. Su. Ma buona che so ti. Va benissimo, signore. Quando mi dai vivere ancora il tuo stipendio? Questa è l'ultima dose. Le dosi dei giorni precedenti erano il doppio, ovvi? Chi se la mente? E su chi più freva, si è sanato. Mo finisce che poi guarda ma vedremo oggi. Sei guarita! Ha fatto un miracolo, tanto! Non chiamatemi dottore, chiamatemi madre! Mi dai giù la terra magari vuole parlare? Sì. No, è lui, l'ho degnato a viso, te vi ringrazio. È vero, fastidio. Tanto, tanto, quando è che fastidio tu? Nulla, signore. Marianna è nel mio cuore. Lasciamo stare umile. Ma Mariano, per Pasquale non ci tiene a noi di affezione. E io non posso né convincere né coscincere. E la morte, ma l'abbiamo fregato c'è tutto. Ah, che succede? Chi se ne ha stupato tutto per lui? Attenzione, cao, può finire. Cumma, non mi chiamare Cumma. Chi se la compare dei pazzi? No, guarda. La sua meriticcio, la fina boronava, la fina boronava, un pazzo come la morte! Ho messo! Ho messo! Ho messo!
solamente subavite le persone osservano. Ne aiuta buona. Ne aiuta proprio buona. Non so perché.